Adesso parliamo di design perché Milano si riconferma un grande laboratorio di avanguardia creativa anche sul fronte digitale e anche nelle ultime sfide richieste dalla pandemia. L'ultima edizione della Design Week è stata quasi tutta virtuale, ma una grande installazione. Vi vogliamo presentare in questo servizio United for Progress, una struttura in legno e metallo al centro della Biblioteca degli Alberi. Guardate. Design e automotive, due settori molto più vicini di quanto possiamo immaginare. A dimostrarlo è Audi, che proprio durante la settimana del design di Milano ha presentato live, in anteprima mondiale, il suo nuovo SUV compatto elettrico. In quella che si è attestata quinta città più green d'Europa, la nuova Audi Q4 e-tron ha svelato la sua forma, ma anche la sua essenza, nel parco della Biblioteca degli Alberi, al centro dell'installazione United for Progress. La riduzione delle emissioni, il fatto che le città diventino dei luoghi sempre più vivibili e che questo ovviamente comporta anche una nuova idea di mobilità, sono comunque due temi, l'abitare e la mobilità sono due temi molto vicini. Unica installazione di una Design Week prevalentemente virtuale, United for Progress diventa un piccolo oggetto all'interno di questo grande giardino botanico, ma dialogando con il contesto in cui è inserita, acquista un grande senso. La crescita e il progresso è profondamente legato all'idea dell'ecologia. Anche l'idea di costruire un parco in mezzo alla città, di fare un'installazione, di avere una macchina che guarda a questi processi di riciclo, di miglioramento delle attività produttive, sta tutto all'interno di un'idea di quello che per noi sarà il progresso. Un'installazione temporanea rivestita interamente in legno, un piccolo auditorio che invita all'aggregazione, montato pezzo per pezzo e quindi totalmente smontabile per poter recuperare tutti i materiali utilizzati. Siamo stati abituati per troppo tempo a usare le risorse e a sprecarle. Oggi abbiamo capito che le risorse hanno un limite. In una società come la nostra, che è cresciuta nel benessere e anche, diciamo, in una crescita straordinaria, che ha generato anche molto spreco, oggi è cambiata la percezione per cui l'idea di usare gli oggetti e di dargli un valore anche dopo è diventato un valore etico importante che le persone riconoscono. Io credo che questo sia veramente un passaggio culturale di estrema importanza. Nicoletta Di Feo, Sky TG24, Milano.